Il campionato della Serie B riprende e l'Albino Leffe giocherà domani a Padova. Allo stadio Euganeo ci sarà da soffrire vista la caratura dell'avversario e dopo questa insidiosa trasferta ce ne sarà una altrettanto pericolosa in quel di Livorno. Il calendario direi che non è facile, hai ragione, però sono partite che ci possono aiutare a crescere. Questa è la cosa importante. Dobbiamo andare ad affrontare queste partite con grande serenità, con grande tranquillità, ma con la rabbia giusta di volere il risultato, ecco. È quello che ci permette poi di affronteremo le partite più avanti, magari nel modo giusto. Però io direi che andiamo a fare la nostra partita, poi valuteremo le cose, ecco. La formazione ha ancora qualche rebus da risolvere e l'infermeria quasi vuota mette in difficoltà le scelte dell'allenatore. Io do la possibilità a tutti, io vedo in base alla settimana quello che è il lavoro che faccio e dopo decido alla fine settimana cosa devo fare. Troppo sabato avevo tutti a disposizione, dovrò lasciare a casa dei giocatori che magari meritano anche di giocare, ma purtroppo siamo in 24-25 e dovrò fare così. E vi posso garantirvi che in questo momento qui mi stanno veramente mettendo in difficoltà a fare la formazione, perché meritano veramente tutti di giocare. La continuità nel segno del 4-4-2. È normale che se tu c'hai un'organizzazione di gioco non puoi cambiare in continuazione il gioco, perché poi metti in confusione i giocatori e poi soprattutto se c'è una tua mentalità, una terza idea, devi continuare su quel 4-4-2, io sono così. Alzati foglio, alzati.